lo spiovente, colpo di testa di Fellaini, poi la rimette dentro Vertonghen, da fuori Nainggolan, prova a calciare Nainggolan, palla buona Fellaini, vantaggio del Belgio con Fellaini, dopo il tiro di Nainggolan, un rimpallo, era in... per il centrocampista del Manchester United, rivediamo. Primo colpo di testa è di Witzel, palla rimessa dentro, allontanata nella zona di Nainggolan che prova a calciare, sembra regolare la posizione di Fellaini, anche se qualche dubbio rimane. Sicuramente non ha dubbi l'intervento di Tremoulinas. Qui stiamo rivedendo l'azione di Mertens, ottimo cross al centro dell'area di rigore, colpo di testa a schiacciare di Benteghe, è una gran parata quella di Lloris. Come sapete tutti i portieri considerano pericoloso. Arriva Lombaerts, ancora un cross, Fellaini, 2-0 per il Belgio, il raddoppio di Fellaini che firma la doppietta, e stavolta non ci sono discussioni alle belga, mette in ginocchio la Francia. Rivediamo lo stacco di Fellaini ed è 2-0. Il cross è di Lombaerts, il colpo di testa che non ammette repliche è di Fellaini, schiacciata vincente e 2-0. Francuski w Lille, zanim trafił do Anglii, tymczasem szansa i ależ przepiękny gol Nainggolana. Piłka skozłowała jeszcze tuszy przed tym, jak wpadła do bramki. Żalu, w którym spisali się tak dobrze, nie byli w takich tarapatach. Przegrali z Brazylią, co prawda 1-3, ale poza tym to same zwycięstwa, remisy po tym udanym mundialu. No i teraz zimny prysznic, a może kto wie, może... Rosso e nero, lo Stade de France. Qui l'attacco di Valbuena, Tremoulinas, Matuidi, ancora Valbuena che va al cross, Giroud prova a liberarsi, finisce giù, calcio di rigore per la Francia. Rivediamo, si appoggia Giroud nell'atteggiamento tipico di molti attaccanti, poi viene trattenuto, ma a dire la verità sembra che il fallo lo faccia lui, va indietro a cercare il contatto con l'avversario. Rigore francamente generoso. Allora, calcio di rigore per la Francia, è pronto Valbuena, rincorsa brevissima, quasi da fermo Valbuena, 3-1, accorcia le distanze la Francia su calcio di rigore. Valbuena, nazionale francese nato a Bruges in Belgio, realizza il gol del 3-1 all'ottavo minuto del secondo tempo, il gol su rigore di Valbuena. Il fallo lo aveva subito Giroud, ha trasformato dal dischetto senza problemi Valbuena della Dinamo Mosca e siamo sul 3-1 per il Belgio. Si rivedono le bandiere francesi allo Stade de France, annichilito il tifo francese dopo il terzo gol di Nainggolan. Qui intanto Benteke mette dentro e allora c'è un rigore anche per il Belgio. Rivediamo, colpo di testa di Benteke. Questo sembra ancora più netto, anche se si lascia cadere pure Witzel. L'intervento da parte di Koscielny su Witzel, calcio di rigore per il Belgio, che ha la possibilità di portarsi sul 4-1. Fallo di Koscielny. Il destro e la rete di Hazard, 4-1, anche la firma del capitano sul rigore trasformato. Hazard. Rivediamo, anche qui rincorsa breve, trasformazione centrale di Hazard che fa 4-1 per il Belgio. Le manovre offensive che sono state molto carenti, qui stiamo rivedendo il movimento di Hazard, il cross al centro, un rimpallo che favorisce Lukaku che manda il pallone a schiantarsi sulla traversa. Qui un pizzico di fortuna nel rimpallo su gol. Fekir. Cały czas on. Ntep pokazuje, że jest zupełnie niepilnowany. Ntep do środka. Fekir, akcja rezerwowych. Fekir, powinna być bramka, jest gol. 2-4. Fekir, Ntep, dwóch rezerwowych. Chciałem powiedzieć, że trochę przypadków w tym było, ale widać, że tak właśnie chciał zagrać Ntep. Delikatnie tę piłkę przednika. Payet właśnie teraz na prawo.
Sania, dobrze. Sissoko poczekał. Pajet strzela pasówką tak zwaną i jest gol. 3-4. Już tylko przegrywa Rybnik. Tak wysoko, co wydawało się pewne, że przegrają, a teraz już takiej testy chyba stawiać się nie można. Niesamowity powrót Francuzów. Wielkie brawo.